Allora, vi presento i combattenti. A cominciare dal tasso. Un applauso, prego. Fullman. Pulse. La nostra vessillifera, Clelia. E Alisia. Allora, vi presento il primo duello. Il primo duello è un classico dell'antica cultura. Abbiamo un duellante armato pesantemente, uno scudo grande. Rappresenta il caos, rappresenta le forze oscure, rappresenta quello che ti tiene fermo, il buio, la notte. E lei già comincia ad avere un po' di paura. Dall'altra parte abbiamo un fante leggero, un fante mobile, che corre, che rappresenta l'ordine. L'ordine che cerca di ingabbiare il caos. L'oscurità contro la luce. Quindi voglio sentire un applauso per Taxus e per Pulse. Caso un bastone e uno scudo piccolo, molto piccolo. Questo duello è stato ricavato da delle lamine votive che sono state ritrovate nella zona di Vicenza e anche in base a dei graffiti rupestri che sono stati ritrovati anche in Val Camonica. E uno anche per Titus. Bene. Vedete? È un duello rituale, come abbiamo detto prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che non veniva fatto con delle lame affilate, non era un duello per la vita, era un duello che veniva fatto in occasioni di feste, di matrimoni, di funerali, di raccolta delle messi. Uno sta in piedi, uno va a terra di solito. Abbiamo trovato dei riferimenti appunto fino alla preistoria, alla protostoria, e quello che proponiamo va fino alla qui, e voglio ribadire la parola, i Veneti erano maestri,
Siamo infatti, anche se non molti lo sanno, il popolo più antico al mondo che si porta dietro quel nome. Prima dei cinesi, i Veneti esistevano già. E ci sono le date e la storia che lo riporta. Facciamo didattica per le scuole, forniamo stuntman a Cinecittà, quando c'è una scena di duello da fare in diverse produzioni hanno chiamato noi. E penso abbiate anche capito perché. Direi che abbiamo un vincitore, non a caso campione italiano di scherma di bastone e due volte campione italiano di scherma celtica. Fulmine. E un applauso anche per Titus. E vi auguriamo un buon proseguimento di tutte le vostre cose. E ricordatevi di essere veneti e ricordatevi il nome Venetia Victrix. Arrivederci. Allora venite qua, andiamo a ricevere l'ultimo applauso, prego! Complimenti, meglio tenerseli come amici. Però... Ascolta, da dove sei tu? Venezia. Venezia.